Negli anni successivi alla conclusione della guerra, e quando la vita riprendeva piano piano la sua normalità, la gioventù cercava spazi per nuove iniziative. E cosa faceva? Potevano muoversi naturalmente liberi da schemi prestabiliti, da divise, da tante belle cose, no? Per cui a un certo punto eh, si diedero da fare. I più intraprendenti si muovevano negli ambienti più, più conosciuti a Saronno e potevano essere per esempio le associazioni di ginnastica, ma soprattutto gli oratori. Gli oratori perché avevano le attrezzature, avevano gli spazi adatti per poter fare dello sport, per poter fare degli incontri culturali per potersi organizzare comunque liberamente e secondo le proprie disponibilità e le proprie capacità. Un bel gruppo di giovani amava la cultura, amava l'arte, amava soprattutto il teatro. Ecco che, cominciando dai maschi, presso l'oratorio del santuario, l'oratorio San Giovanni Bosco, cominciarono ad organizzare delle compagnie teatrali. La prima era intitolata Scolari, poi è nata la Flores, poi qualcos'altro che poi ci ricorderemo più avanti. Naturalmente questi, queste recite erano drasticamente solo maschili. Allora le signorinette di Saronno, cosa hanno fatto? Hanno pensato di organizzarsi anche loro. E presso la Giovanni Dasco hanno fondato anche la loro compagnia, era la compagnia delle impiegate, d'arte no? drammatica impiegate. Sì. Noi abbiamo oggi eh, presente qui eh, la, una signora eh, che è stata una delle prime interpreti o eh, partecipanti a queste eh, compagnie, la signora Adriana Sala. La signora Diana Sala ha ehm, avuto suo, la sua cosiamo, voglia di recitare proprio eh, che è venuta fuori da un qualcosa che aveva dentro di sé, una voglia di comunicare. Lo vuoi spiegare tu? Innanzitutto è stato Don Cesare. Io lo chiamo Don Cesare anche se poi è diventato vescovo di Perugia. Ma era un uomo intelligente e sapeva fare coi giovani e li buttava dentro in diverse attività, eh, sia sociali, culturali, ricreative. Una di queste era appunto il teatro. E, e lui ha insistito perché facessimo mh, questo, mh, queste cose, insomma. E poi, eh, poi era vivo in me, in mio marito, in, altre, in altri compagni, il desiderio di fare del bene attraverso il teatro. Così, eh, per, per abituare la gente a riflettere e magari essere anche più, più comprensiva, più buona, più cristiana. Una volta la gente era più semplice, e ora invece i, i giovani sono, sono più razionali, ma anche più. Mm, più critici, più contestatori. Una volta fatto questo esperimento di compagnie rigidamente maschili o rigidamente femminili, a qualcuno è venuto in mente ma perché non ci fondiamo e facciamo le compagnie miste? Purtroppo però non c'era uh, il palcoscenico per uh, esibirsi in questa maniera, perché i sacerdoti non volevano la promiscuità. Allora qualcuno ha pensato, ah, andiamo a parlare con i sacerdoti. Eh, magari qualcuno un po' più intraprendente degli altri ha preso il coraggio a due mani ed è andato a chiedere il permesso. Permesso che poi, guarda un po', è stato concesso, ma non come recita, ma come letture interpretative. Che cosa avete fatto di bello? Come erano queste letture interpretative? si leggeva il copione cercando di dare espressione ma non in scena e abbiamo fatto Miracolo del Manzari, Giorni senza fine di O'Neill e altri lavori però tremavamo avevamo desiderio di, del vero teatro sul palcoscenico e quindi <ride> Ho convinto, Sono io e altri, diciamo, ognuno ha fatto la sua parte, comunque abbiamo convinto i sacerdoti a, a darci, a offrirci loro, i loro palcoscenici e così abbiamo cominciato a mettere in scena questi drammi che avevamo prima letti. Ecco, e dopo giorni senza fine, facciamo ehm, il miracolo del Manzari, eh, in cui si tratta. Di un, di un miracolo avvenuto in un monastero, eh, ma un monaco, uomo di scienza, non, non crede e solo alla fine, dopo momenti drammatici, si rimette alla fede. E poi facciamo un ispettore in casa Burning in cui si parla di un suicidio. E l'ispettore indaga, indaga su tutta la famiglia perché in, i familiari sono responsabili in parte della morte di questa ragazza. Questa recita, il miracolo, la prima volta è stata fatta, se non vado errando, presso il, gli, i frati Concezionisti nel loro teatro. Sì, sì, poi Ma però. Nel, ecco, nel, nel Diversi Oratori dei paesi qua vicini. Poi dopo la cosa si è allargata eh, e ne parliamo dopo. C'era però un personaggio che vi guidava, sì. un certo Bartolomeo Diego d'Agostino. D'Agostino, sì, era un uomo molto appassionato di teatro. E quindi è lui che, che, che ci ha preso, eh, ci ha invitato a fare questi lavori e ci ha guidato. È successo anche un altro fatto. Una volta avete pensato di recitare in piazza perché non c'era, pazzo, non c'era posto. Ed è dovuto fare una bella recita e per fare questa recita avete niente meno che invitato a fare da regista. Un personaggio che era di Torino. Ti ricordi di questo personaggio sì. e che cosa avete fatto poi? Appunto, devo dire che eh, D'Agostino aveva questa eh, quest ambizione di, di, di fare lo spettacolo in piazza e a questo scopo ha invitato il, um, un regista del piccolo teatro di Torino, un certo Enrico D'Alessandro, il quale ha accettato di venire a Saronno. E solo che beh, ci ha fatto il provino, ci ha affidato a ognuno delle parti e poi abbiamo cominciato a lavorare. Se non che il comune in un primo tempo eh, aveva offerto l'aiuto finanziario, ma poi a un bel momento si è ritirato, non ci ha dato più niente. E noi poveri e squattrinati non c'è rimasto che, che liquidare il regista con tanta vergogna e lo spettacolo non si è fatto a me è rimasto il rimpianto di questo lavoro perché doveva essere un bel lavoro chiaramente non avendo soldi avrà dormito a casa di qualcuno di tua conoscenza <ride> sì. e poi avresti anche offerto qualche panino a mezzogiorno perché <ride> non si poteva andare nei ristoranti o nelle trattorie sì, infatti è venuto qua in casa sala e ha dormito nella camera di casa mia. Insomma, ma allora non ero ancora sposata. Ascolta, vuoi ricordare qualche nome di qualche attore che ha recitato con te? Eh, tra qualche personaggio che, tra l'altro, o oh, perché purtroppo non c'è più. Come per esempio io mi sento, mi sento di nominare Angelo Sala, eh, che poi è diventato tuo marito e con la sua voce stentorea eh, teneva il palcoscenico, eh, suo fratello Achille, e poi... Alessandro Carugati, Gianbattista Lecchi, Luigi Brugnoni, Oreste Besana, Angelo Balestrini, Anna Cappelletti. Andrea Speroni, Rachele Iroldi, Paola Beretta, Massimo Colombo, Giuseppe De Tomasi, Carla Campi, eh, Luigia Montrasio era la nostra segretaria. Poi ho in mente altre persone, ma non ricordo il nome. C'era anche qualcuno che vi truccava, che vi pettinava? Ah, eh? sì, sembra... sì, in un primo tempo è venuto il, il Monti, il parrucchiere, ma poi poi è venuto un certo, un certo Claudio un parrucchiere. Sì. Tra i diversi drammi che avete recitato, ce n'è qualcun altro che ti ricordi e che vorresti. Così trasmettere il tuo pensiero su questo tipo di lavoro che avete scelto. Un altro dramma eh, che ricorda i vetri oscuri. ecco, Vetri oscuri, Prinslo, eh, vuole dirci che nel nostro povero mondo ci sono creature d'ombra e creature di sole. Poi abbiamo fatto anche la Via Crucis di Gheon, dove i personaggi mettevano la maschera perché interpretavano diversi... Personaggi, insomma, a diverse parti. Dunque, tu a un certo punto, ah, se non sbaglio, sei andata anche a scuola di edizione. <ride> Beh, un po' ce l'ha fatta d'Agostino, Agostino, ma poi eh, un'amica che faceva la telefonista a Milano mi ha invitato a, a seguire un corso mh, di edizione perché dovevano parlare bene le telefoniste e <ride> così. E poi, eh, sì, qualche cosa insomma, ho imparato qua e là, ma soprattutto ad Agostino che si impegnava molto, molto. Poi a un certo punto hai smesso. Eh sì, perché mi sono sposata, sono arrivati subito i bambini, e, e perciò <ride> basta teatro. Sì, ogni tanto andavo a fare qualche lettura, mh, ma niente di, di, di particolare, insomma. La compagnia invece ha continuato? La so compagnia che... sì. Ha continuato con bravissimi attori e soprattutto tanti giovani. So che siete stati, la compagnia è andata a Monza, a, Ro, a Rovellasca, a Pertusella, sì, sì, a Seregno, ha fatto parecchie rappresentazioni in giro ed era molto apprezzata. Cosa vorresti comunicare ai giovani? Visto che a quanto pare il teatro è un modo di esprimerci veramente forte, eh, più che stare a sentire eh, le gran casse o i rumori fortissimi della musica di oggi, eh, se potessero anche loro impegnarsi anche culturalmente potrebbe essere un bel risultato. Eh sì, ma i tempi sono cambiati, adesso hanno altri altri richiami, altre... comunque il teatro aiuta, aiuta moltissimo, anche a vincere la timidezza, perché io ero molto timida, il teatro mi ha aiutato veramente. Eh. <ride> una cosa che ci resta da fare è far passare quel volumetto che era stato preparato, eh, la raccolta di tutti i manifesti di questi teatri, che è una... Uh bel malloppo di roba e qualcuno questi manifesti ce li ha magari anche in casa. Chissà che un giorno non si possa uh, tirar fuori tutto questo materiale e far vedere quanto, quanto bel lavoro, quanto bel impegno c'è stato. Eh sì, è vero. Se vuoi andare a casa di D'Agostino, vedi... Quanti cibeli. <ride> ecco, tu sei già Sono stata a casa, casa tu, sai sì, che loro sì, hanno sì, parecchio. Sì, 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 hanno parecchio materiale perché aveva una gran passione. Auguriamoci di poter entrare in quella casa allora. Sì, senz'altro. Grazie. 30.